Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe di Gamer e benvenuti in questo nuovo Q&A. Come vedete al momento il setting di registrazione è cambiato un po' rispetto al solito, visto che dietro non c'è la mia postazione da gaming. Ad ogni modo, ho fatto questa scelta perché altre volte per posizionare il microfono, webcam e luci ci vuole davvero un bordello di tempo, quindi volevo una cosa un po' più easy per essere anche più diretto con voi. Quindi ragazzi, direi di iniziare. La prima domanda ce la fa Federico e ci chiede: ciao Joseph, quanti anni hai e da quanto fai il youtuber? Che credo si dica lo youtuber, vabbè non ne sono sicuro, magari fai una ricerca al riguardo. Comunque, a parte ste cazzate, al momento ho 21 anni e sono su YouTube dall'ottobre del 2012, quindi il prossimo mese compirò ben 2 anni su YouTube. 2 anni possono sembrare pochi, ma mi sembra di fare video da una vita, anche perché appunto ne pubblico circa uno al giorno, quindi ormai sono entrato praticamente nell'ottica di registrare molto spesso. Davide ci chiede: Q&A, se fossi un supereroe, quali poteri vorresti avere? Ti stimo, sei un grande. Il potere, ragazzi, che vorrei avere è quello di poter viaggiare nel tempo. Credo che sia la cosa più figa in assoluto. Ad esempio, se dovessi fare un esame universitario, viaggerei nel tempo, andrei nel futuro in modo tale da poter poi conoscere la prova, ritornare nel passato e poi svolgere quella prova conoscendo già le domande. Sarebbe qualcosa di assolutamente epico e credo che davvero molti di voi sono d'accordo con questa scelta. Raffaele ci chiede: Joseph, quando uscirà Assassin's Creed Unity? Farai l'unboxing su YouTube della Notre Dame Edition, se è quella che prendi? E farei pure l'unboxing di Assassin's Creed Rogue. Per quanto riguarda Assassin's Creed Unity, prenderò appunto la Notre Dame Edition, lo dico perché me l'avete chiesto davvero in tantissimi, quindi sì, è questa l'edizione che prenderò, l'ho scelta rispetto alla Guillotine Edition, perché la Guillotine costa davvero tanto e poi bisognerà ordinarla dall'Ubishop e non so se mi arriverà al day one, quindi non mi va di rischiare, preferisco andare a ritirare la Notre Dame Edition in negozio. Comunque farò l'unboxing sul mio canale YouTube e non su Facebook come ho fatto ultimamente con altri giochi. Quindi ragazzoli, mi raccomando, restate sintonizzati sul canale, iscrivetevi, lasciate mi piace a questo video se vi va, perché arriveranno appunto gli unboxing dei diversi giochi che usciranno nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Rogue, ho scelto l'edizione normale. Se comunque desiderate un unboxing di questo gioco, potrei comunque farlo, almeno per capire se all'interno della confezione per la versione Day One ci sono dei bonus o qualcosa di simile. Valerio fa una domanda davvero molto interessante, infatti chiede: ci sono youtuber in particolare che segui? Che tra l'altro vorrei ricollegare a un'altra domanda, ovvero quella di Christian, che ci dice: qual è il tuo youtuber preferito? Perché appunto di youtuber che seguo ce ne sono davvero tantissimi, ne seguo credo un 200 o qualcosa del genere, ma il mio youtuber preferito credo che sia Sabaku no Maiko, perché il modo in cui lui è riuscito a farmi ad appassionare a Dark Souls 2, diciamo nessun altro youtuber è stato in grado di farmi appassionare ad un gioco, quindi il modo in cui riesce a spiegare, soprattutto a coinvolgerti nell'azione di gioco nonostante comunque sia piuttosto riflettuta, mi ha tra virgolette incantato, quindi credo che al momento lui sia il mio youtuber preferito. Leonardo ci chiede: continuerai a fare live su Twitch e se sì, hai intenzione di rispettare dei giorni e degli orari? Per quanto riguarda i live su Twitch, mi sono un po' informato e credo che purtroppo la mia connessione non riuscirebbe a reggere appunto una streaming in live. Ad ogni modo, spero che in futuro riesca ad avere la fibra ottica, non so nemmeno appunto se nella mia zona è accessibile, appunto si può avere. Quindi ragazzuoli, da questo punto di vista vi terrò informati. Comunque potete iniziare già a seguirmi su Twitch in modo tale che in futuro, quando potrò iniziare a fare streaming, potrete appunto ricevere una mail in automatico non appena vado in live. Quindi mi raccomando, seguitemi su Twitch, il link è in descrizione. Luigi ci chiede: Joseph, che walkthrough hai in mente di fare a parte di Assassin's Creed? Mi saluti, quindi ciao Luigi. Al momento ho davanti il computer in modo tale da avere tutti i giochi che vorrei acquistare qui in una lista. Vi dico da subito che vorrei fare il walkthrough della Terra di Mezzo, l'Ombra di Mordor, quello in futuro quando uscirà di Batman Arkham Knight, poi vediamo un attimino Devil Within, non so se lo acquisterò perché appunto dovrò acquistare un bordello di giochi, non so se con le mie finanze riuscirò a prenderlo, quindi mi dovrò un po' organizzare. Chiaramente Assassin's Creed Unity, vorrei fare il walkthrough di Bayonetta 2, che appunto al Wii U uscirà in esclusiva per questa console. Sembra essere un gioco davvero molto figo, perché ho giocato il primo Bayonetta, mi piacque molto perché appunto è lo stile di Devil May Cry, e volevo farci un walkthrough, solo che spero che Nintendo non faccia la birichina incominciando a segnalare i video di Bayonetta, quindi nel caso in cui accadesse una cosa del genere dovrei stoppare il walkthrough, quindi per questo motivo non sono sicuro. Vorrei poi fare il walkthrough di Call of Duty Advanced Warfare, chiaramente di Far Cry 4, e poi per il momento non credo ci siano altri giochi. Comunque la lista dei walkthrough che voglio fare è in continuo aggiornamento, quindi chiaramente in futuro vi farò sapere ulteriori informazioni al riguardo. Marco ci fa una domanda davvero molto simpatica: Joseph, ma tu laghi?
No, non credo di aver mai laggato. Comunque ad ogni di creare un po' di bordello nel video per far finta che sto laggando. Ok, spero di esserci riuscito. Mattias ci chiede: Joseph, che traguardo credi di raggiungere? Continua così. Quindi ti ringrazio. Il mio traguardo principale su YouTube è quello dei 100.000 iscritti, perché credo che sia uno dei traguardi più importanti nella vita per uno YouTuber. E ripeto, per uno YouTuber, non nella vita in generale. I traguardi nella vita credono che siano realizzarsi da un punto di vista lavorativo, farsi una famiglia e comunque via dicendo cose serie. Questa non è la sede per parlarne. Alberto in una domanda ce ne fa addirittura tre. Infatti ci chiede: che ne pensi del copyright? Meglio zombie o estinzione? Oppure Call of Duty Ghosts o Black Ops 2? Per quanto riguarda la domanda sul copyright, credo che sia giusto che gli sviluppatori reclamino quelli che sono i loro diritti sui videogiochi. Però nel momento in cui ci faccio un walkthrough, ci faccio dei gameplay e quindi nel complesso c'è anche pubblicità verso quel gioco, dovrebbero comprendere che mandare segnalazioni di copyright in modo tale anche da rompere un po' le scatole allo YouTuber non è che sia tanto giusto. Ad ogni modo, questi sono pareri, chiaramente essendo uno YouTuber è un parere un po' di parte. Comunque ognuno può chiaramente pensarla a modo proprio, ma apprezzo davvero tantissime software house come ad esempio Ubisoft, che permette appunto di realizzare gameplay, walkthrough o quel che sia sui videogames prodotti da loro. Per quanto riguarda invece il confronto tra zombie ed estinzione, a mio parere credo che vinca senza nessun tipo di discussione zombie, poiché lì dietro c'era anche una storia un bel po' lunga, poi la storia si è evoluta appunto nel corso di più giochi, quindi a mio parere è stato qualcosa che nel complesso è riuscito a divertirci un po' di più rispetto ad estinzione. Ad ogni modo, ho apprezzato comunque estinzione perché ci ho giocato un po' con mio fratello ogni tanto, con Francesca, è stato comunque divertente giocarci, però non mi è piaciuta tanto la cosa che fosse ad episodi, quindi in pratica bisognava poi acquistare il continuo di una storia che si era iniziata all'inizio del gioco. Per quanto riguarda invece il confronto tra Ghosts e Black Ops 2, ragazzi, credo che almeno per quanto mi riguarda la soluzione migliore sia scegliere Black Ops 2, perché Call of Duty Ghosts al momento lo ritengo un gioco davvero molto particolare, nel senso che io in pratica non riesco a giocarci più di tanto, mi è difficile appunto giocare bene. Ricordo che nei precedenti Call of Duty non me la cavavo male, cioè nel senso molto spesso ad esempio in tutti contro tutti arrivavo primo, invece con Ghosts ciò non capita. Non so se sia un problema collegato alla mia connessione di recente, non so cosa sia, ma non riesco a giocarci come ci giocavo un tempo. Forse è anche un po' di pratica in meno rispetto al solito e soprattutto rispetto agli altri anni, ma a mio parere quindi ragazzi la risposta migliore è Black Ops 2. Andrea ci chiede: i tuoi genitori sanno che sei uno YouTuber? Se sì, come gliel'hai detto? Bella Joseph, sei un grande. Quindi ti ringrazio in primo luogo. E per quanto riguarda la questione genitori, se non sbaglio ne ho parlato già nel precedente Q&A, quindi dovrebbe essere il Q&A 5. Mi raccomando, se non avete visto i Q&A precedenti andateli a vedere, trovate il link in descrizione o comunque vi metto delle annotazioni a schermo. Quindi chiudendo questa parentesi, non è stato poi tanto difficile dirglielo, perché comunque mi sentivano dalle altre stanze che parlavo da solo in pratica in camera. Comunque poi ho spiegato che facevo dei video sui videogiochi facendo tipo delle guide o mostrando la storia dei giochi, cioè non è stato poi così complicato come magari molti potrebbero pensare. Chiaramente all'inizio si sono fatti un paio di domande dicendo: che cazzo vuol dire sta cosa? Cioè non essendo poi tanto pratici con la tecnologia non si spiegavano cosa fosse, però poi con un po' di impegno sono riuscito a spiegare quello che facevo e non è stato poi così difficile. Quindi ragazzi, questo Q&A si conclude qui. Mi raccomando, lasciatemi qui in basso nei commenti delle nuove domande che verranno appunto risposte in un prossimo video. Fate domande chiaramente interessanti, particolari, perché di sicuro verranno scelte. Quindi ragazzuoli, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale altrimenti vi perderete i walkthrough, i gameplay, le guide di tutti i nuovi giochi in arrivo nei prossimi mesi. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!